basi, piatti, bicchieri, mentre oggetti solidi e strutture vengono realizzati con la lavorazione massiccia. Il vetro è principalmente composto dall'elemento basico che è la sabbia di silicio, mentre per i colori abbiamo i minerali sparsi sul tavolo, ogni ossido di minerale corrisponde a un colore diverso. Usiamo cobalto per il blu, rame per il verde, selenio, oro per il rosso, manganese per il nero, cadmio per il giallo. Come avrete notato, al centro c'è un forno che funziona a gas, qui la temperatura media è di 1200 gradi. Voilà, grazie maestro, thank you master. Una cosa interessante per la nostra produzione, ogni singolo pezzo viene interamente lavorato a mano. Usiamo alcun tipo di macchinario di stampo. Quando il pezzo è terminato, verrà messo all'interno di un altro forno, forno di tempra, a cui il pezzo dovrà passare la temperatura da una media di 1000 gradi a temperatura ambiente. In questo modo evitiremo lo shock termico e la rottura del pezzo non sarebbe messa. You are forward, sir. I need to go step step. Thank you very much. For the English, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the island of Murano. Normally here, during the week, we produce Venetian blue chandeliers. Today, we are not going to show you our new production using the with the mouth blowing technique. Normally, with the mouth blowing technique, we obtain all the yellow objects, vases, dishes, trays, drinking glasses. Solid objects, especially sculptures, are made with the sculpturing technique. The most interesting thing about our production is that every single piece is totally hand-shaped. That means we don't use any type of mold or machinery. Once the piece is finished, we put it inside an oven, cooling down the temperature to avoid a thermal shock. Otherwise, the piece would break in just a minute. In France, we have to learn how to do the lid of Murano. Le maître va faire un petit plat avec le souplage. Le verre s'est principalement composé avec la sable de silice. Pour la couleur, les minéraux sont les couleurs différentes. Température dans le four, 1200 degrés. Si c'est pour faire la main, c'est artisanal. Quand la pièce est finie, le maître va mettre la pièce dans le four, à la gauche. Il s'appelle Débra. Ici, nous passons la température pour un café parce que la pièce ne se va casser en deux minutes.